Sta per iniziare il Festival Autunno Danza, giunta alla sua 23esima edizione. È un festival che è inserito nella rete 10 nodi e che ha stretto delle relazioni importanti e durature di collaborazione con diverse realtà che, come Spazio Danza, si occupano in particolar modo dell'arte contemporanea. Il festival partirà dal 13 ottobre con uno spettacolo dedicato ai bambini in collaborazione con il Festival Tutte Storie e con Sardegna Teatro. Si tratta del Colore Rosa di Alinnari, che indaga con il linguaggio del teatro danza sugli stereotipi di genere. La settimana successiva sarà la volta di Pop Up del Teatro delle Briciole. E entrambi gli spettacoli sono presentati sia per le scuole che in pomeridiana per il pubblico dei bambini. E seguirà poi Enzo Cosimi con Estasi e Pablo, il danzatore coreografo cileno Pablo Tapia Leighton, entrambi al Teatro Massimo. Dal Teatro Massimo ci spostiamo alla Fucina del Centro Comunale della Vetreria, dove è presente una programmazione più performativa e che accentua l'interazione fra i diversi linguaggi artistici. In questo contesto saranno presentati degli autori importanti come Simona Bertozzi, che presenterà uno spettacolo, una performance insieme al musicista Francesco Giomi, ma anche delle realtà della danza d'autore italiana emergenti come Manfredi Perego, Barbara Berti e Nicola Galli. Ci saranno anche delle performance musicali a partire da Ticon Zero, che presenta sia l'installazione che la performance Geofanie Tattili, e poi il percussionista Andrea Ruggeri e la flautista Sandra Giuralongo. Abbiamo anche un'incursione nel teatro con Cadadie, Silvestro Ziccardi e Mauro Mou, che presentano Gli Uomini Blu, una narrazione che prende spunto dalla performance precedente per appunto narrare con il linguaggio del teatro una storia di viaggio. E infine abbiamo in chiusura due appuntamenti estremamente importanti: la prima nazionale dell'Ultimo Assolo di Raffaella Giordano, danzatrice storica ma anche attrice in questi giorni al cinema con il film L'Intrusa, di cui è protagonista, nuovo assolo che si aspettava ormai da anni e che avrà la sua prima presentazione qui, e poi concluderemo il festival alla grande con Anteres de Casmacher al Teatro Massimo con I Love Supreme, spettacolo di alcuni anni fa, recentemente ripreso e diffuso in tutto il mondo e pluripremiato. Anteres de Casmacher, Leone d'Oro alla Carriera a Venezia, quindi insomma una presenza importante del panorama della storia della danza contemporanea europea. Aspettiamo un pubblico numeroso e attento, come da anni ormai siamo abituati ad avere, ad un festival che ha un ventaglio di proposte così ampio.